Buonasera a tutti, benvenuti a un'altra puntata di Nuoto.live, l'appuntamento che ormai è diventato settimanale dopo che a rullo, anzi quasi a cascata, visto che siamo in tema acquatico, vi ha tenuto compagnia durante la quarantena. Abbiamo avuto tantissimi ospiti, durante questo periodo e siamo contenti oggi di avere un altro grandissimo ospite come Simone Sabbioni, che tra pochi secondi dovrebbe entrare in diretta e dovrebbe essere qui a disposizione per rispondere alle vostre domande. Vi ricordo che appunto potete fare le vostre domande o qui nel feed, quindi dove salutate spesso, dove scrivete i vostri commenti, quindi potete fare tranquillamente domande lì, oppure c'è proprio un bottoncino col punto interrogativo dove voi potete inviare le vostre curiosità, le vostre domande che volete fare a Simone. Simone, beh, un grandissimo campione del dorso, sarebbe stato contento, immagino, di vedere tutti arrivare a Riccione, lui che è un allenatore romagnolo e aspettava appunto i campioni italiani. Ovviamente quest'anno, come sappiamo, è tutto rinviato. Lui anche sognava la seconda Olimpiade, adesso dovrà aspettare, diciamo, un altro anno. Vediamo se Simone si collega, adesso proviamo a scrivergli. Non lo vedo ancora. Vediamo se c'è. Simone non lo vedo ancora collegato, ma penso si stia collegando. Simone, se ci sei. Non ti vedo nelle richieste. Aspettiamo ancora un secondino, vediamo se si collega, altrimenti gli mandiamo un altro WhatsApp o proviamo a chiamarlo, così vediamo, facciamo. Eccolo qui, perfetto. Eccoci. Eccoci, come stai? Tutto bene? ciao, tutto bene? Stavo Buonasera a dicendo. tutti. Aspetta, c'è poca Buonasera, luce. buonasera. Vai tranquillo. Eccoci. Stavo dicendo, erano già tutti, come sempre, erano già tutti pronti questa primavera all'appuntamento dello stadio del Nuoto, che è un po' il tuo stadio di casa, perché tu ti alleni proprio lì, e Ma invece appuntamento è rimandato. Non sempre. quasi, quasi una Sì. volta. Adesso mi Sì, alleno a San adesso. Marino. Ah, Sì, mi ecco. alleno a San Marino. Piscina multieventi, vero? Si Al chiama? multieventi, Esatto. sì, esatto. Molto bello anche Al quell'impianto. multieventi. Sì, un bel impianto, devo dire che è un impianto purtroppo poco usato, perché chiaramente gli mancano due corsie ad arrivare alle 10 e non c'è la vasca di riscaldamento, quindi è un po' limitata a livello di competizioni internazionali, però qualche garetta quando si fa viene bene, dai. Sì. Senti, come stai? Come ti senti? Come hai ripreso? Ormai è passato quasi un mesetto dalla riapertura. Come vanno le sensazioni in acqua? Le sensazioni in acqua dopo 2 mesi e 10 giorni che non sono entrato, abbastanza bene, diciamo che non è stato facile. Avevo assaporato un po' una cosa simile l'anno scorso, quando mi sono fatto male alla spalla e sono stato fuori dall'acqua 3 mesi. E quindi un po' lì l'avevo assaporata, cosa voleva dire stare fuori dall'acqua. Però dopo, diciamo che avevo ripreso abbastanza bene, ero riuscito anche ad avere la convocazione per i mondiali, poi ai mondiali avevo fatto una semifinale nel 50, un 53 e mezzo in staffetta, mista mista. Quindi l'anno scorso paradossalmente è andata anche abbastanza bene. Quest'anno speriamo che ci sia qualche gara per dimostrare che magari riesco a riprendermi dopo 2 mesi fuori dall'acqua bene come l'anno scorso. E l'ho vissuta abbastanza bene. Chiaro che le prime 2 settimane sono state molto difficili. Io sono stato fermo in casa praticamente tutto il lockdown e le prime 2 settimane ce l'ho avuto un po' di ribellione, ho mangiato come non so cosa, facevo proprio la vita antisportiva perché ero molto nervoso, ero molto stressato perché comunque Ti sembrava di mi sto. rivivere un po' il film dell'anno scorso, Ma forse? più che Cioè, altro, cioè, alla fine eravamo tutti nella stessa barca, quindi da un lato questo mi rincuorava di più, dall'altro avevo fatto anche comunque cambiamenti radicali a dicembre e avevo fatto cambiamenti grossi e quindi volevo vedere i frutti dei miei cambiamenti. E il fatto di spostarmi da Verona a San Marino è stato
per me comunque una mossa grossa, quindi volevo vedere un po' come andava, e avevo fatto 4 mesi proprio perfetti, cioè avevo stato attento a mangiare, stato attento ad allenarmi, avevo fatto tutto come doveva essere, anche perché vuoi, cioè dal momento che prendi una scelta del genere investi tutto su quella scelta. Io ho visto a una settimana dagli assoluti il lavoro tutto sfumato via, Scusa quindi se mi rido, ha... ma c'è Florent Manadou che scrive Nair Cat. Bonsoir, Florent. Ça va? Sappiamo che adesso iniziano Ciao, tutte. bonsoir. Si tua question, Florent, non no esperon. If you have any question, Florent, we are free to answer. Quindi abbiamo anche Florent Manadou, grandi ospiti. Vedi, hai... Grandi Ça va, ospiti, grandi merci. Vedi, ospiti. ti ha risposto anche. Ça Molto va, merci. bene. Allora, Dan, comunque così, quindi vedere un po' i frutti mi sarebbe piaciuto. Quindi ho avuto molto stress nelle prime 2 settimane. Dopo mi sono detto, avevo già iniziato a prendere 2 kg in 2 settimane. E poi alla fine di tutto il lockdown ne ho presi 6, quindi ritornare è stato abbastanza tosta. Però diciamo che... Dopo 2 settimane mi sono detto, qua bisogna iniziare a fare qualcosa. Dopo mi sono messo di buona lena a fare attività tutti i giorni. Quindi tutti i giorni facevo 5 volte a settimana, 2 ore e passa di attività secco. Dopo un mese sono scoppiato, non ce la facevo più. Mi veniva il vomito di andare, cioè, giù, anche in cantina quando pioveva, in giardino quando c'era il sole, di andare a fare questa attività secco. Cioè, dopo un po', non so come facciano... Quelli che lo fanno di buona Sì, volontà sì, senza sì. Tu avere degli obiettivi a breve termine. vivi Quindi per l'acqua, diciamo che senza l'acqua proprio sì, non... abbastanza. Ma comunque devo avere qualcosa da farmi vedere quello che sto facendo, capito? Che mi renda comunque, non dico fiero, ma che mi faccia vedere i frutti e che mi stimoli, comunque vedo dei risultati, vedo che arrivo, non so, che può essere vincere una partita o fare un buon tempo, cioè quando ti mancano questi stimoli io faccio una grossa fatica. Il fatto comunque che non si sapesse una fine di questo lockdown, le gare annullate, l'Olimpiade che prima non stavano annullando perché molto Guarda, sì. probabilmente volevano una scelta dall'OMS prima di prendere la loro e non prendere la responsabilità, quindi Certo. c'è, cioè, cose mi hanno stressato abbastanza, però alla fine, dopo quel mese che ho fatto tutti i giorni attività, l'ho presa più alla leggera, ho fatto un giorno sì, un giorno no, tanto non è che bisogna rincorrere qualcosa. No, la difficoltà l'hai detto tu, è proprio quella di non avere un obiettivo fisso, no? Nel senso che Sì. per voi è fondamentale avere delle tappe, no? Come sempre Riccione, poi c'è il Sette Colli che è un po' l'esame di Esatto. riparazione o comunque di controllo della Sì, condizione, sì, sì. e poi in questo caso l'Olimpiade, dopo poi quei 4 anni in cui lavori. Tra l'altro tu avevi avuto anche dei problemi nell'anno di Rio, quindi diciamo avevi tanta voglia Sì. di rivincita, immagino, quest'anno. Sì, era rilancio, cioè stavo rilanciando e volevo vedere un po' come andava. E io dico sempre che per arrivare a un obiettivo a lungo termine in maniera perfetta devi avere obiettivi a breve termine, step by step, perché se guardi la cima della montagna è altissima, se inizi a vedere le stazioni dove fermarti, fare ristoro e vedere comunque il percorso già fatto è un'altra storia. Quindi adesso... Speriamo che si faccia nel 2021 almeno queste benedette Olimpiadi e che ad agosto ci sia quella gara, che se i decreti lo permetteranno di comunque, non so, mi sembra di aver capito che hanno unito i Sette Colli e i campionati A italiani Roma, sì, assoluti. Quindi se esatto. riusciamo a fare quella gara già per noi nuotatori è tantissimo, perché comunque inizi a vedere un pochettino di cose. Cioè, comunque l'adrenalina della gara è un'altra cosa. Cioè, Sì. c'è la gente che dice: ah, non vedo l'ora di tornare ad allenarmi, ma Ma allenarsi senza una meta è esatto, è difficile, quello. no? E andare tutti i giorni comunque ti fai il mazzo, perché comunque dal momento che entri in acqua, già entrare in acqua non è una delle cose, quando lo devi fare tutti i giorni, non è una delle cose più belle che un nuotatore gli piace fare. Quindi avere qualcosa per cui entrare è importante, fondamentale, penso, per tutti, come anche chi va a lavorare. Se vai a lavorare che non ti dà lo stipendio a fine mese, ti dici: ma cosa sto qua a fare a lavorare? Cioè, è un po' lo stesso paragone, magari, per chi lavora e chi può capire meno l'ambito sportivo, diciamo. Senti, una curiosità, visto che prima vedevamo collegato Florent Manadou,
Tu hai tanti amici anche tra avversari stranieri o anche, cioè lui non era proprio un avversario diretto perché arrivava diciamo per vie traverse al dorso, però lui riusciva, in vasca corta gli riusciva bene un po' tutto, però Vasca Corta ci ha sparato quel record del mondo, i 22-22, che ha fatto paura a tutti. A Doha 2014, l'avevo visto in diretta, quindi mi era rimasto molto impresso. Esatto, tu sei riuscito, diciamo, ad avere cioè, qualche amicizia importante con i campioni che sfidi o anche Sì. quelli di altre gare, diciamo. Sì, io diciamo che sono un romagnolo che non è che sia difficile che inizi a parlare con le persone, cioè sono molto alla mano, molto friendly. E sono tranquillo anche con Glint, Shane Ryan, Floran. Poi la Isl ci ha unito abbastanza. La Swim League, devo dire che ci ha amalgamati. Anche ho conosciuto bene, bene. Ho conosciuto anche l'Arkin con Travis Mahaney, che è un altro mistista australiano. Dai, c'è Si è un creato un po'. coinvolgimento generale internazionale che noi abbiamo bisogno, abbiamo visto un nuoto nuovo che a noi non ci sembrava vero, diciamo, anche un più team, c'era più team, meno individualismo, cioè che per certi aspetti, per una preparazione, comunque per un certo periodo della stagione, devo dire che è bellissimo, cioè non ti toglie niente, anzi ti dà. Ecco, esatto, la Swim League che speriamo, c'è chi scrive anche, è stato uno spettacolo, poi ci sono un po' di fan che ti scrivono, quando Sì, tu sì, leggi sì. qualcosa e vuoi salutare, esatto, fai Ciao pure. Sara. E, senti, è stato molto divertente, si spera anche quella che torni al più presto, Sì. no? Ti scrivono Michael Scofield, hai fatto il Sì, taglio un po' alla Prison Break, da no? quando, dal 2015, da Kazan 2015, che i Livornesi, adesso il Livornese acquisito Matteo Ciampi, dicono che assomiglia a Michael Scofield. Forse avrei un incremento di gnocca Di ulteriore se popolarità. davvero, davvero Senti, assomigliassi a Michael Scofield, però. no, dicevo, la swimming league, sperando che adesso torni, diciamo, è stato un bello stimolo. Molti Sì. nuotatori, soprattutto magari anche quelli delle gare veloci, ovviamente, perché il format si presta per i 50-100, diciamo, più che Sì. magari per le gare lunghe. Sì, sicuramente un format molto più impegnato per le gare veloci. Però la questione è questa, cioè quando c'è uno che investe, cioè questo comunque ce n'ha tanti, nel senso è uno che gli piace il nuoto e ha la passione del nuoto, uno che investe nel mondo del nuoto a giorni d'oggi penso che sia da spalancargli la porta, perché comunque è uno sport che sta sempre rimanendo nelle retrovie, a parte i mondiali, a parte le Olimpiadi, sta sempre, e un po' gli europei, sta sempre rimanendo un po' nell'ombra. Anche se vogliamo di un calcio, anche se chiaramente, cioè, ma io lo capisco benissimo. Faccio una piccola Sì. parentesi, cioè, io capisco benissimo che il calcio sia molto più divertente da andare a vedere che le gare di nuoto. Cioè, rimanere chiuso in un impianto al caldo, quando iniziano a fare le premiazioni, iniziano a fare tutti, cioè, sono momenti morti, talmente, cioè, o fai degli spettacoli, ma che anche gli spettacoli per farli intrattenere la gente, davvero devi farli benissimo, e se no, cioè. Davvero, il calcio c'è più fantasia, il tennis, cioè vedi delle cose un pochettino più stimolanti. Da noi la gara più bella è 100 stile, 50 delfino, 50 stile, un po' tutta la velocità. Io capisco benissimo perché il nuoto non sia avanzato così come il calcio. Però, d'altro canto, chi investe la vita praticamente a nuotare vorrebbe vedere un riconoscimento magari maggiore, ed è normale, penso sia naturale come ragionamento, perché ci facciamo un bel mazzo e penso che ci sia sempre un vivaio grosso che possa sfondare un pochettino più con, diciamo, con lo share a livello italiano. Quindi, secondo me, che ci sia uno che investa dentro il nuoto in questo momento è una cosa bellissima. Cioè, E che che spettacolarizzi anche un po' questo format, sì, a te è divertito, come dicevi, anche il sì, fatto di non avere i tempi, di ci avere sono anche tante cose da un'atmosfera migliorare. più rilassata. Sì, ci sono tantissime cose da migliorare, perché mi hanno detto che la televisione non è come averlo dal vivo è un'altra storia, viverlo. Alla televisione è molto noioso, mi hanno detto, però cioè, non si può mettere dei bastoni tra le ruote a uno così. Quello che voglio dire è che ci si può soltanto cercare di arrivare a un accordo, cioè, è assurdo mettere. Quindi spero che la questione vada avanti, spero che la ISL vada avanti, spero che sfondi sempre di più, senza chiaramente nulla togliere agli eventi importanti che già abbiamo. Perché comunque, facendo calare un po'
la qualità delle gare, essendo un meeting proiettato più sul team, è anche più semplice farlo proiettare sto prendendo un attimo un filo del discorso perché mi è arrivata una notifica. Sì, Però, vai tranquillo. vabbè, mi verrà in mente, proprio ho avuto... mi ha scombussolato. Comunque, sì, Tranquillo. adesso ho perso il proprio filo del discorso. Me lo devo segnare. No, stavi dicendo sempre Tranquillo. dell'investire su Ah, uno spot. sì, cioè, è il momento di prendersi l'accordo, ci sono tante robe da migliorare, ma volevo dire una cosa che non mi viene in mente, adesso vedremo avanti. Vai, andiamo avanti e Passiamo poi avanti. ci torniamo, ci Cavoli. torniamo. C'è anche chi dice esatto che ha vissuto l'Isle vivendoci dentro e diceva che è un evento unico, diverso da tutte le altre gare, Sì. non c'è la pressione, non c'è. Sì, ci sono cose da migliorare solo a livello televisivo. A livello invece di viversi la gara, penso che io poche volte mi sono divertito così tanto come in quell'ambiente, perché davvero respiri un'aria molto, molto tranquilla, senza ansie di prestazioni, senza davvero, cioè poi stavi tutti insieme, stranieri, cioè per noi è una cosa assurda, perché comunque anche le gare internazionali, sì, c'hai relazione con gli stranieri, però non c'hai a Pochi che fare, secondi, no? essere, Pochi secondi. sì, ma anche minuti magari prima della gara, ma non c'hai a che fare tutto il, magari vai in hotel insieme, sei della stessa squadra, con i brasiliani, con gli australiani, penso sia una cosa bellissima anche a livello umano, fa molte interazioni comunque umana. Hai delle fan anche nella neve, perché ti scrive Eh anche sì, Francesca ragazzi. Marsaglia, grande Frenchie, la Ciao salutiamo. Franci. Io le ho rotto i maroni Senti, una volta in una diretta, lei adesso mi sa che... No, dai, Franci, mi raccomando, fai la brava, eh. parlavi di una cosa che dicevi, non c'è la tensione, e infatti una delle tue fan chiede proprio come gestire le emozioni prima di una gara. Allora, non è semplice. Diciamo che bisogna comunque nascerci, no? Nell'ambito agonistico. Per arrivare a gestire le emozioni poi a livello internazionale. Io sono uno che soffre un pochettino di più le gare a livello addirittura nazionale che a livello internazionale, perché chiaramente alle gare a livello internazionale uno come me c'ha meno da perdere che a una gara a livello nazionale. Però prima della gara è talmente soggettiva la cosa che ognuno ha le sue modalità, è talmente soggettiva che ogni singolo evento è diverso da un altro. Io la gestione prima di una gara dell'emozione dipende tanto se sono nervoso, allora inizio magari a parlare col mio allenatore o inizio un po' a cazzeggiare con un mio amico, così mi va un po' giù l'ansia e poi mi concentro prima della gara e penso un po' tutto nella mia testa alla mia gara che devo fare anche visivamente. E invece se sono poco nervoso, mi concentro e cerco di farmi venire un attimino d'ansia, perché se no, Ti fai salire l'adrenalina, sì, bisogna diciamo, perché hai iniziare un po' a paura. farsi... Sì, a volte accenno troppo, allora la smorzo parlando un pochettino con gli amici, dicendo un po' di cavolate, tanto mi viene facile quello, cioè vado, so già di che andare, ciao oppio, e quindi... Sistemo tutto così. Invece, quando non ho l'ansia, mi metto la musica nell'orecchio, mi metto la musica che carica, inizio un po' a pensare alla gara e dopo mi viene. Cioè, diciamo che le mie due situazioni sono un po' queste. Però ci sono volte che anch'io ho fatto tantissima fatica a gestire la tensione. Come ad esempio la mia gara che ho avuto più tensione in tutta la mia vita è stata a Glasgow 2017, 2018 agli europei, che sono arrivato quinto, e il giorno prima ero entrato, mi sembra, terzo e ho peggiorato mezzo secondo dal giorno Quindi prima al c'era giorno lì un dopo. po' la medaglia, c'erano Sì, tanti pensieri, ero tante cose. tornato comunque dall'anno difficile, avevo fatto un buon europeo in corsa a Copenaghen e sicuramente c'è mio babbo che mi fa le Vai, pace tranquillo, tranquillo. E quindi diciamo che un attimino di tensione in più c'era perché le gare in lunga comunque si sentono di più. È il circuito che
pochettino più ti mette tensione, perché è quello più importante. Alla fine la vasca corta nel nuoto ha sempre lasciato il tempo che trovava. Quindi quella gara lì sentivo che potevo giocarmi qualcosa, sentivo che stavo bene in acqua, e prima della gara ho iniziato ad avere tremolie alla mano sinistra, ho iniziato davvero a dirmi: cazzo, qua devo fare il botto, devo spaccare tutto, perché c'avevo talmente tanta tensione che non riuscivo a gestirmela. Infatti sono passato a cannone, più forte praticamente del 50 in gara, e poi mi è arrivata la botta e, come diciamo noi, sono morto male. Quindi ero in piedi. Dopo ho fatto gli ultimi metri in piedi e sono arrivato quinto, e col tempo della semifinale mi giocavo benissimo al podio. Ti Quindi sei lì, hai lavorato sull'aspetto mentale da solo o con qualcuno? Perché molti atleti si rivolgono anche ai cosiddetti mental coach sì, o io ho preparatore. sempre lavorato con un mental coach fino al 2017. Dopo l'ho mollato, ahimè, e dopo l'ho ripreso l'anno scorso, adesso l'ho rimollato, era una femmina, e adesso comunque sto cercando, adesso quando mi si ristabilizza un po' la stagione, vado in cerca, forse comunque ritorno da quello che ho avuto prima, però per me è importantissimo. Faccio l'esempio che comunque in America per ogni team c'è un mental coach, cioè già sta cosa ti fa capire, e loro vanno forte, cioè, È già mentalmente integrata, diciamo, è già integrata sì, nel è già sistema, non è integrato nel l'atleta che lo va a sistema. cercare. Esatto, quindi sicuramente hanno un'altra mentalità, ed è giusto a livello sportivo che ci sia quella mentalità lì, senza nulla togliere al fatto che anche loro hanno i momenti di crisi, perché basta vedere anche Phelps le depressioni, basta vedere la Smith, basta vedere, cioè, lo stile americano poi quando c'è le botte ce l'hai davvero grosse, cioè, quindi devi vedere un attimino cosa vuoi te dalla vita, un po' come in tutto, cioè mettere la tua vita in un'altra ottica da quella che vuoi te per cercare di raggiungere certi obiettivi. Io devo vedere se ne vale la pena o no. Cioè, sicuramente potrei vivermela sportivamente meglio, ma umanamente peggio. E sta cosa io non la voglio, quindi sicuramente le mie scelte le faccio per star bene umanamente e poi sportivamente, perché quello per me è quello che conta. Ecco, c'è un campione che ammiri di quello che dicevi anche delle altre discipline, vedendo quello che dicevi tu, cioè che non sempre è tutto oro quello che luccica. Quindi parlavi di Phelps, parlando del più grande atleta della storia sportiva mondiale di sempre, però c'erano anche tante facce buie, Sì. cioè di quello che lui soffriva, cioè dopo l'Olimpiade, per la tensione che ci metteva dentro. Tu hai qualche atleta, qualcuno che Ma dici, cavolo, questo per me è proprio il top. io ho letto dei libri biografici di sportivi, come quelli che mi hanno colpito di più sono stati quelli di Agassi e quello di Nicolò. Scritto da un premio Pulitzer, quindi Sì, anche quello. quello è stupendo, perché comunque ti fa capire anche cosa vive un uomo, non un atleta, un uomo. E un altro, stessa identica cosa, più sulla concentrazione, più altre cose, Niccolò Campriani, Ma bello. il tiratore. E mi ha colpito tantissimo e mi è piaciuto davvero tanto come ha reagito a certe sconfitte, come, adesso non mi ricordo il titolo di quel libro, ma già il titolo era molto bello. Mi Poi sfugge anche a me, ho conosciuto Nicolò, tra l'altro l'ho visto anche vincere. Hai avuto l'occasione, ti piacerebbe no, non l'ho mai conoscerlo e conosciuto. chiedergli qualcosa proprio anche, perché lui a livello mentale è veramente un pozzo di Sì, esatto, idee, quello no? mi ha colpito tanto, che a livello mentale fosse così forte. Adesso su due piedi non so cosa gli chiederei, però sicuramente la domanda che mi viene da fare, ma che è quella che per me è fondamentale, dal momento che hai vinto tutte quelle medaglie, ti basta? Questa è la cosa che me Sì, fa perché sorgere anche di più. lui ha fatto molto discutere, cioè molti appassionati dicono: ma perché molli in uno sport come il tiro a segno, in cui teoricamente non si dovrebbe sentire la componente dell'età, no? Perché sono sport più longevo rispetto magari al nuoto che spesso brucia gli atleti. Quindi anche quello spesso ci si dimentica, come dicevi tu, dell'aspetto mentale, che invece, se non il 50%, a volte
voler dire ancora, anche qualcosa di più. Sì. L'aspetto mentale, il mio mental coach che ho avuto fino al 2017 diceva che in una finale olimpica ci sono 8 persone. Di quelle 8 persone, il fisico non è che cambia tanto, cioè la preparazione non è che cambia tanto, cioè prendi l'ottavo, a parte il primo magari che può essere un fuoriclasse come Phelps o come può essere proprio un Caleb Dressel, e allora ok, che proprio hanno un'acquaticità che è assurda, fa strano anche noi nuotatori vedere uscire 1,5 m prima di una partenza un atleta. Quindi cioè, la differenza che fa di 8 persone in una finale dell'Olimpiade è la testa, chi lo vuole di più e chi ha più quello stato di davvero quel sottile equilibrio da riuscire a raggiungere il podio, la medaglia, il primo posto. Ma basta pensare anche a Luca Dotto, che a Shanghai 2011 aveva preso Sì, dalla sì. Argento, laterale una medaglia. Cioè, sì. dipende, cioè, la testa lì fa tutto. In una finale fa tutto la testa. Quindi bisogna vedere. Bisogna vedere davvero quanto riesce a lavorare mentalmente. E Ok. sicuramente non riuscirei ad affrontare la vita da sportivo in maniera esclusiva della mia vita relazionale, quello Ecco, ti sicuramente. vedi, esatto, ti vedi, cioè ti vedi anche in una vita lontana dal nuoto, nel senso non sei uno che Sì, vive e basta per assolutamente. il nuoto. Cioè... No, io sono dell'idea che alla fine l'ossessione non va mai bene, cioè i rapporti morbosi piuttosto che comunque cioè, l'estremismo per una cosa non va mai bene. Gli ambiti, in tutti, e quindi di conseguenza anche escludere tutto per nuotare alla fine ti ritrovi con un pugno di mosca anche quando hai vinto tutte le medaglie e poi alla fine smetti di nuotare. Hai pensato cosa vorresti fare da grande tu? Cioè, Ma cosa... ancora, cioè, comunque ci ho iniziato a pensare sta cosa anche durante la quarantena quando siamo fuori dall'acqua. Secondo me il nuotatore e comunque tutti gli atleti se la sono fatta sta domanda, ma cioè, se non possiamo fare il nostro sport, che cavolo facciamo dopo? Allora, da un lato sono fortunato perché la mia famiglia, mio babbo, c'hanno l'attività a Rimini, ristorante, pasticceria, bar, quindi diciamo che siamo belli piazzati Tu da te la quel cavi punto. bene anche in Sì, no, cucina. ma io ho anche aiutato tanto, Ecco, adesso infatti, perché mi ricordo che se... ci aveva nominate qualcuno, non mi ricordo più chi Sì. in diretta ci aveva detto dei tuoi dolci e ci aveva No, ma parlato. più che i dolci andavo ad aiutare il ristorante io. Andavo Ecco, al ecco. ristorante e c'erano volte anche d'estate che facevo dopo gli allenamenti e poi andavo ad aiutare mio babbo al ristorante. E adesso quando l'ho iniziato a fare seriamente in questo periodo vado poco perché comunque fa inglobare sempre di più i tuoi impegni sportivi piuttosto che il lavoro. Però quando mio babbo ha da fare, c'è da andare dietro il banco, mi chiede di Volentieri. andare a dare una mano, ma io ce la do volentieri perché noi ci siamo cresciuti tra albergo e ristorante, quindi cioè, sicuramente non sono la ficchetta di turno, tra virgolette, che dice no, domani mi devo allenare e non vado ad aiutare mio babbo al ristorante, anche perché alla fine bisogna essere anche riconoscenti nei confronti dei genitori, della fatica che hanno fatto, e alla fine è anche una cosa mia, dei miei fratelli, quello che ha costruito. Quello che l'hanno costruito i miei genitori, quindi penso sia doveroso cercare di proseguire anche un percorso, oppure anche comunque qua c'è una bella polisportiva a livello anche sportivo, mi piacerebbe sicuramente rimanere nell'ambiente, cercare di dare una mano per quello che posso e incentivare sempre di più lo sport nella mia città, perché c'è una bella realtà Riccione che bisognerebbe anche far crescere a dovere. Sicuramente, a mio parere, non sta dando i frutti che dovrebbe dare. Ecco, esatto, adesso che c'è un momento di ripartenza, magari chissà che possa aprire nuove prospettive, no? Visto Sì, io che me lo auguro. Riccione è un punto di ritrovo per il nuoto, cioè per il nuoto ormai è un punto, un caposaldo, però lo può essere veramente per tanti sport, visto anche col triathlon e Sì. con Sì. tanti, Ci sono tanti tanti sport. eventi, anche la scherma al Palacongressi. Ah, più che altro, cioè, fino al 2015 c'era ancora il mio allenatore Luca Corsetti,
Riccione c'era un bel vivai anche il nuoto. Dopo si è andato a sfaldare tutto, hanno mandato via l'allenatore e adesso l'agonistica è un po' così, non sta venendo fuori tantissima roba. A me è un dispiacere, per me è un dispiacere perché comunque secondo me il potenziale anche dell'impianto, anche per gli atleti, allenarsi in un impianto così bello è stimolante. Per me era stato tantissimo stimolante. Poi Quindi si vive bene, si mangia bene lì da sì, voi, cioè assolutamente, l'Emilia Romagna assolutamente. si può andare in bici, non so se tu pedali Sì, io anche. pedalo adesso nella prima fase. Di carico generale diciamo rifinizione per le gare. Adesso stiamo facendo molta mole di lavoro e in questa mole di lavoro ci stiamo mettendo anche tanta bicicletta. Usciamo 2 volte a settimana barra tre, però facciamo le nostre pedalate con 100 km a botta, 1500 metri di dislivello. E Bei quindi giri, insomma, sì. sì, ma io mi diverto la faccio, cioè per me avere un percorso da decidere e avere un percorso da decidere, avere delle discese, delle salite, vari. Poi fai una fatica bestia, perché la bici fa una fatica bestia, perché Confermo. cioè, quando sei in salita rischi di andare indietro certe volte, da quanto è ripida, quanta fatica fai. Quindi sicuramente la fatica, però il fatto di variare, c'hai cioè, delle varianti per noi. Per chi è abituato a fare avanti e Sì. indietro in una vasca, penso sia Esatto, bellissimo. Poi è chiaro, tutto. se vado tutti i giorni, esco in bicicletta da adesso fino a No, 5-6 mesi, inizia già, secondo me, non diventi un pro cyclist, come scrive Alice Alessandri. Ah, cioè. Ciao Ali. Ecco. Brunone, grande oppio. Senti, parlavi Brunone. delle tue idee per il dopo, chiedevano se hai mai pensato di fare una Swim Academy tipo Dotto, cioè quell'idea Allora, secondo di. me adesso ce ne sono tantissime. Sinceramente, ce ne sono davvero tante. Sì, ci avrei anche un po'. Cioè, non ho mai pensato, ci ho pensato, ma non ho mai voluto pensarci più di tanto, perché ancora secondo me è presto. E tanti bambini hanno anche piacere di andare ad avere dei confronti con degli atleti di alto livello. Quindi, sicuramente fa bene all'atleta di alto livello come fa bene al bambino, questa cosa è bellissima, però bisogna pensarla in maniera molto bella, secondo me più longeva di quello che è, perché alla fine fa la settimanina e poi finisce tutto lì. Tu vorresti più un progetto più strutturato, ti Sì, a piacerebbe, me cioè piacerebbe nella tua molto. idea, cioè Simone Sabbioni Swim Academy sarebbe. Sì, io vorrei. Allora, sono uno che purtroppo o fa le cose in grande o non le fa. E di conseguenza, cioè, alla fine sono estremista solo su questo punto di vista, sul fatto che se devo iniziare una cosa, la devo iniziare a farla bene. Quindi cioè, tante robe sparse mi deconcentro un po'. Quindi dovrei avere poche cose e tenerle bene sotto controllo. E sicuramente mi impronterei più su un format a lungo termine, cioè avere qualcosa che ti fa vedere i risultati del lavoro fatto. Perché se no lo fai per accumulare alla fine. Cioè, l'atleta alla fine lo mandi via e gli hai detto quelle 3 cose, ma c'è interesse nei confronti di Sì, quell'atleta o c'è interesse che venga lì? a te darebbe, ti appagherebbe proprio vedere il risultato di questo ragazzino che magari in 2 anni, 3 anni poi diventa un campione, no? Certo, assolutamente, perché comunque al bambino, dal momento che te c'hai una relazione con quel bambino, non dico che gli devi voler bene in maniera morbosa, però Stretta, legata, esatto. un interesse ci deve essere, cioè un interesse anche sulla sua persona, non dico soltanto come la tecnica, cioè il fatto che comunque cresca in un ambiente. Dal momento che tu vuoi improntarlo su un pochettino un livello maggiore, per me è importante sapere che lui riesca in quell'ambito lì. Cioè andare incontro al suo desiderio. È quella la cosa che un pochettino mi verrebbe in più da pensare. Però io
non giudico assolutamente il lavoro degli altri e fanno bene a fare come fanno. Ma tu hai detto quella che sarebbe la tua Questa è la idea, mia nel opinione, senso, la tu mia hai detto idea. se lo facessi lo farei così Sì, praticamente. vorrei prendermi più a cura i ragazzi. Sì. Ti capita ogni Comunque. tanto di dare qualche consiglio? Cioè, dicevi, danno tanto anche a voi, i campioni, nel senso che ti piace vedere un Ma sì, ragazzino ma che ti dice. io lo vedo tanto anche nella squadra in cui sono adesso. Prima ero con la Federica Pizzini, Lorenzo Glessi, la Zofkova. E comunque eravamo tutti d'alto livello. Adesso io mi sto allenando con ragazzi di 15 anni, 16 anni, 17 anni, 18 anni. Nessuno va sopra i 18 anni, mi sembra. Siamo io, Alice Mizzau, che è arrivata da 3 settimane. Cioè, per me è una gioia, capito? E ritornare un po' bambini a livello anche di spogliatoio, e star bene con loro, scherzare su patacate che cioè, proprio sforiamo proprio. Però alla fine c'è un interesse, vedi che si instaura un rapporto che non finisce lì dalla piscina e poi si va a casa e buonanotte. È chiaro che c'è chi è più improntato a volere di più dei risultati, allora cerchi un attimino più di assecondarli, cerchi di dare consigli, cerchi a volte vanno bastonati quando vanno bastonati, cerchi di. Ci sono tanti modi per prendere un ragazzo, dipende cosa vuole lui, bisogna cercare di capire cosa vuole il ragazzo. Sicuramente cioè, non ci devono essere accanimenti e bisogna stare tranquilli, cioè, alla fine a 16 anni uno può decidere benissimo di andare in piscina paragonistica per tenersi in forma. Cioè, Sì. è liberissimo di farlo ed è giusto così. E poi c'è quello che invece ti vuole vincere i nazionali giovanili, e allora c'è anche più stimolante chiaramente per un atleta d'alto livello che è lì, e cerchi di prenderlo più a cura. Però Esatto. Invece per me è chiedevano proprio divertentissimo adesso. a proposito di divertente stimoli, chiedono se hai mai considerato la possibilità di un'incursione nei misti. Allora, i misti, io ho avuto un passato nei misti, A Lignano Sabbiadoro ho fatto questo due misti in vasca lunga che ho fatto 2-3, che io di migliore avevo 2-9. C'era in palio un Montepremi della miseria, quindi lo stimolo lì è stato il cash, proprio per farla in breve. E dovevo per forza arrivare prima. Alla fine sono arrivato primo pari merito con un belga e mi sono preso il mio struzzolino di soldi, il mio gruzzolino di soldi. Quindi, cioè, alla fine i misti, se volessi, potrei allenarli. E secondo me un due misti me la potrei anche cavare, perché il delfino ce l'ho, il dorso, la rana dovrei soltanto migliorarla, perché peggiorarla peggio di così non potrei farlo. Quindi lo stile libero alla fine mi arrotolo un po' alla fine, però vado abbastanza. Avevo preso anche una medaglia giovanili, se non sbaglio, nei due misti, però in vasca corta. Sempre una gara che mi ha affascinato, solo che Lo stile però non gli 800, perché dicono un consiglio per un 800 stile anche se sei dorsista, dicono. io ho fatto anche i 1500. Ah, quando ero giovane ho fatto di tutto. Però un consiglio da 800, testa bassa e non partire forte perché sennò arrivi in fondo. Fai una progressione per i primi 400 metri e poi dai tutto gli ultimi 400 metri. Poi se gli ultimi 200 muori vuol dire che non eri allenato e ti devi fermare massi in allenamento. Cos'è questa cosa invece che chiedono? Raccontaci qualcosa sull'Aristocampo. Cos'è? Guarda, ste passato 53 nei due misti, ha capito tutto. Ha capito tutto. Dorso delfino, poi ci vediamo all'arrivo. Cos'era la domanda? Ah sì, aspetta che te la rimetto. Raccontaci qualche aneddoto sull'Aristocampo. Orca, a chi è questo suonato? A Mattia Mattia Antonelli. Antonelli. Aristocampo è il ritrovo fine gara degli atleti giù a Roma. Cioè, alla fine finisci i campionati italiani o finisci sette colici, si ritrova l'Aristocampo. Quindi adesso raccontare degli aneddoti, sono 57 persone, sono troppe, non so chi c'è. Prossima puntata. Prossima puntata, facciamo chiuso, un'entrata chiusa. Esatto. Senti, per chiudere, Simone, abbiamo parlato di tante cose del tuo futuro, ma qual è il tuo sogno adesso a livello del Simone nuotatore, visto che tu ci hai parlato anche del Simone Simone persona? Nuotatore. Simone Nuotatore, il mio sogno è arrivare alle Olimpiadi di Tokyo. Poi non so se si dicono o non si realizzano, però io sono un po' scaramantico, quindi lo dico tranquillamente. Il mio sogno sarebbe farmi una finale alle Olimpiadi. E quello è il mio sogno, che possa arrivare ottavo, che possa arrivare terzo, che possa arrivare sesto, non me ne frega niente. Però andare alla finale alle Olimpiadi per me sarebbe incoronare, diciamo, un sogno.
E allora lì mi fai capire anche che ne vale la pena. Io ho come scadenza della mia, del mio Percorso. percorso natatorio, della mia carriera, ho dato ipoteticamente il 2024, l'Olimpiade 2024. Lì farò le somme. Però ne deve valere la pena se dovrò continuare dopo il 2024, nel senso che voglio improntarmi la mia vita comunque al di fuori del nuoto, cioè secondo me ogni cosa ha suo tempo, quindi dal momento che ho finito la mia carriera devo dare uno stop e da lì poi si riparte per un'altra e mettersi le mani in pasta per altre cose. E però se avessi fatto una finale Olimpiadi, io sarei contento, sarei a posto con me stesso. Ecco, Sicuramente se perché non facessi quella cosa lì, finirei la mia carriera con un mozzicone che non un viene più. groppo così, Sì. ma c'è Stefano Ballo che te rilancia per i 200 misti, quindi Sì, sicuro. No, cioè per me nei 200 misti la parte peggiore che penso che sia per tanti così, è la virata dorsolana nel momento che dopo dorso, che io devo tirare a cannone perché è il mio stile, devo stare sotto, fermo, in scivolamento e fare la trazione rana. Io lì mi manca il fiato completamente. Perché cioè, sono in debito d'ossigeno in maniera assurda e di conseguenza cioè, io non farei due misti soltanto per quello, quindi mi sa ste che due misti troppa fatica. Poi rana, inizio con la testa a una certa altezza, no? Riesco ad andare su bene. Poi dopo un po' mi abbasso sempre di più e alla fine mi si vede giusto uno spiraglio di cuffia che viene su, perché rana. Bisogna lavorare sulla rana, allora. Ma sì, io ho avuto un problema allo slatter al ginocchio che io ho saltato tutta l'adolescenza a far rana perché mi faceva malissimo il ginocchio. Il nuoto potevo fare, però la rana era quella che non potevo fare, quindi la gambata rana mi va a vuoto, vado indietro quando ho la gambata rana. Mannaggia. Senti, per chiudere, visto che fa caldo in città, chiedono quando vai a Livigno, quando vai Oh, se vado con al lui fresco in non ci torno montagna. più da Livigno. E spero presto, io ci sto bene su, io la chiamo la Romagna della montagna perché per me è un po' rispecchia, si mangia bene, si beve bene, la gente è simpatica, ho fatto anche amicizie lì, quando posso vado su, tra l'altro anche adesso è anche più fresco che qua, qua si muore di caldo, quindi spero di fare una scappatella su, che una seratina là è sempre bella, diciamo che ho sempre regalato gioie a Livigno quando, quando ci siamo andati, però ho promesso Franci che vengo. Bene, bene. Senti È Simone, così. ti ringraziamo per la disponibilità. Spero di essere stato esaustivo Ok. Sì, sei stato. Ci sono? Sì. Ecco, ti avevo perso un attimo, ti abbiamo perso un attimo come Ci connessione. sono? Vediamo se ci sei ancora. Io ti vedo. Te mi vedi? Sì, ti vediamo, ti sento, ti vedo col video in pausa, ma ti sento. Però sentimi. E dicevo, comunque sei stato molto esauriente con le risposte e ora ci diamo appuntamento, speriamo presto, speriamo in questa gara di agosto, così almeno anche voi avete, diciamo, uno stimolo Sì, vicino. assolutamente. E Va bene. speriamo di vederci là e lo auguro a tutti i nuotatori che si facciano fare questa gara qua perché sicuramente ne abbiamo bisogno Ci vuole. come obiettivo. È Va stato un bene. piacere. Piacere mio, grazie, È buona stato un serata. piacere e A buona presto. serata a tutti. Ciao. Ciao, ciao, ciao.